La pioggia non li ha fermati, i dipendenti della Fondazione Giovanni Paolo II hanno sfilato con striscioni, fischietti per difendere il loro posto di lavoro. Erano in tanti insieme ai rappresentanti sindacali di CGL, CISL, UIL, UGL, FIALS, COBAS, uniti lungo Corso Vittorio Emanuele a Campobasso per far sentire la loro voce. Hanno scioperato per l'intera giornata, ci fermiamo un giorno per non fermarci per sempre, hanno scritto su uno striscione. Perché 47 infermieri sono una risorsa indispensabile per questa struttura, levare 47 infermieri, mandarli a casa e quindi mandare a casa 47 famiglie significa sostanzialmente non permettere più alla Fondazione di offrire i servizi e sostanzialmente vengono chiesti sacrifici senza avere un piano strategico di rilancio, quindi noi riteniamo che siccome la Fondazione non è proprietaria della struttura ma gestisce un servizio, se la Fondazione ritiene che non ci sono più le condizioni per andare avanti a portare ed offrire un servizio di qualità per tutti i cittadini molisani delle regioni limitrofe, deve sedersi a un tavolo con la regione Molise e con l'Università Cattolica e, visto che non ha nessun rischio di impresa, trovare una soluzione che preservi i posti di lavoro tutti e la qualità dei servizi offerti dalla Fondazione Giovanni Paolo II, anche a costo di farsi da parte. I dipendenti protestano perché hanno spiegato è assente un bilancio reso pubblico e sottoposto al controllo della Corte dei Conti. Il 22 di questo mese scadranno i termini della procedura di mobilità che ha messo in essere la Fondazione Giovanni Paolo II, quindi dal 23 la Fondazione per i successivi 120 giorni avrà possibilità di licenziare 47 infermieri. Siamo stati convocati presso l'assessorato del lavoro. Abbiamo parlato con il dottor Rossi e attraverso di lui il presidente della regione in pectore chiedeva di prorogare i termini del tutto di circa un mese per poter intervenire lui nella questione. Purtroppo la fondazione non si è detta disponibile a fare questo. Comunque entro il 22 abbiamo la possibilità di rincontrarci in regione con l'assessorato, speriamo con il presidente Frattura e la fondazione. Proprio un malcontento nostro che anche se involontariamente trasmettiamo ai pazienti e non è giusto perché loro devono combattere altre lotte, non le nostre lotte e loro stanno facendo combattere le nostre lotte e non è giusto.